E nella lezione numero 61 andiamo a concludere il lavoro che con Claudio Bazzari abbiamo fatto sui linguaggi del blues. Più avanti vedrete che tutto quello che avete imparato, grazie anche al suo impegno, alla sua fantasia e al suo vivere il blues, come ve l'ho fatto vivere, vi rimarrà come bagaglio importante anche per improvvisare in altri linguaggi. Concludiamo questo, questo percorso con le accordature aperte. Le accordature aperte consentono, soprattutto per chi usa il bottleneck, di avere a disposizione tutte e sei le corde sul manico, facendo delle meravigliose scivolate che danno una gradevolissima sensazione di brillantezza e di magia. Bene, ascoltiamo la prima di queste accordature aperte, l'accordatura di Sol maggiore. Allora dovete accordare la sesta corda non a Mi, ma bensì a Re. Dovete scendere di un tono. Così come dovete scendere di un tono con la quinta corda, che non è più un La, ma sarà un Sol. Viene mantenuta la quarta a Re, così come la terza a Sol, la seconda è un Si, e poi abbiamo di nuovo un Re. Dovete scendere di un tono. Ecco, ascoltiamo alcuni esempi di glide, quindi di glissato con il bottleneck. Quindi quattro esempi, l'esercizio è il numero 164. Avevamo visto con il numero 163 l'accordatura aperta in Sol maggiore, il numero 165 invece vi mostra l'accordatura in Mi maggiore. Quindi dovete accordare le corde in questo modo: la sesta corda è un Mi, la quinta è un Si, la quarta è un Mi, poi abbiamo un Sol diesis, un Si e infine un Mi. Bene, ascoltate questi pattern, questi quattro pattern, così almeno vi fate un po' l'orecchio alla caratteristica espressiva del glide. Sentiamo. Bene, dopo aver ascoltato questi piccoli moduli con il glide e con il bottleneck, direi che possiamo salutare i nostri amici delle sei corde, che per questo periodo sono stati soprattutto in compagnia tua, Claudio, che ti ringrazio veramente tanto per il bel lavoro che hai fatto. Li salutiamo magari con un girettino di blues che ci inventiamo adesso al momento, ma prima devo ricordarvi che lasciamo a voi, nella lezione numero 62, gli esercizi numero 166 e 167. Pronto, Claudio? 1, 2, 3, 4.